Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura? Te lo rivelano gli occhi e le battute della gente, o la curiosità di una ragazza irriverente che ti avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Tra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni e i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo troppo vicino al buco del culo. Nelle notti insonni vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami e diventai procuratore per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore. E di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genoflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.